Ragazzi, guardatemi. So che molti di voi che guardano me guardano anche Lollo. E lo sto usando come ispirazione per quello che ha fatto. Se questo video lo state vedendo nella intro, quindi proprio ora, avete aperto il video e vi state guardando, arriva a 10.000 like, che sono tantissimi. 10.000. Io maxo il mio account, quindi spendo tipo 1.500 euro su Brawl per portare tutti i miei brother a livello 11. Ma se non ci arriva, niente. 10.000 ne dovete fare, 10.000. Conto su di voi. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Non volevo startare. Oggi siamo qui in un nuovo video in cui continuiamo quella famosa serie che avevamo iniziato, e cioè che gioco solo con i brawler che iniziano con una lettera. Oggi chiediamo a... Ehi Google, dimmi una lettera a caso dalla A alla Z. N. N, ecco. Oh, tra tutte quelle che vi potevo dire, proprio la N-word. Birichino che non è altro. Comunque, oggi iniziamo a giocare con i brawler che appunto hanno la lettera N. Ora, se non ricordo male, in teoria ci dovrebbe essere in ordine alfabetico. No, nome. Esatto. Allora, andiamo subito. Chi sono i brawler con la N? Esistono? Perché io non me li ricordo. Abbiamo Nita e basta. Ehi Google, dimmi una lettera a caso dalla A alla Z. N. Basta! Per permettere a Google di migliorare, sarebbe utile conoscere il tuo livello di soddisfazione. Dimmelo un'altra! Quale daresti alla mia risposta da 1 a 5? 1! 1 è pessimo e 5 è ottimo. 1! 1! Ehi Google, dimmi una lettera a caso dalla A alla Z. N. Ehi Google, dimmi una lettera a caso dalla A alla Z che non sia la N! C. Oh! Adesso andiamo alla C. Quindi, abbiamo Carl, Charlie, Chester, Chuck, Colette, Colt, Cordelius, Corvo. Oh! Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totale 10 partite, quindi cambieremo quasi un brawler a partita. 10 partite e la regola è sempre quella. Se perdiamo 3 partite su 10, quindi 3, ogni volta cambia brawler, quindi ogni partita cambia brawler. Se ne perdiamo 3 su 10... dobbiamo pagare pegni e quindi maxare un brawler. Ovviamente inizieremo con 3 e dovremmo essere abbastanza tranquilli, tranne che no, in realtà sì. Poi da Chuck in poi ci sarà un po' di difficoltà perché ci saranno un po' di brawler che hanno dei trofei, però all'inizio dovrebbe essere relativamente chill. Iniziamo con Carl, che non l'ho mai usato, penso, nella mia vita. Carl, però non ci abbiamo una bella skin, la dobbiamo comprare. Cos'è? Bella questa della rana, me la prendo. Prendiamo sta skin della rana, dai, che è bella carina, dai. Ok, vai Carl, andiamoci a divertire. Ovviamente, ragazzi, andiamo in sopravvivenza. Quindi si fa sempre per modalità. Andiamo subito a vincere questo game. Comunque, Vale è quella che mi ha consigliato la challenge, quindi spezziamo una lancia a suo favore perché l'ultimo video è andato molto bene. Quindi vediamo, vediamo. Carl è forte, ma io no. Questo è un problema, ma questo vediamo adesso. Ok, vediamo. Tanto una nuova skin. Ehi! Vabbè, ma tanto sono tutti bot, zio Perla, dai, muori. Ok, ok. Vabbè, la prima partita è nel C. Ma lancia un funghetto allucinogeno? Buono. No, scherzo. Vabbè, vediamo un attimo. Ma cosa sta succedendo qua? Fammi ammazzare un secondo sta Shelly non stellare. Vieni qua, godo. Oh, ma sai che Carl... sai che Carl mi piacerebbe giocarci con lo zio Carl? Sai che ci starebbe, secondo me, giocare con lo zio Carlino qua? Boh, non lo so, eh. Non lo so, 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 non lo so. Sarebbe da... Ehi, Carl! Mio zio! Oh, come te ne via? Scusate. Ok? Oh no, c'è un bull. Vabbè, tanto. Boh, stai fermo, muore comunque. No! Vai, 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 non ce ne frega niente. Primo game l'abbiamo portato a casa. Mio zio. Mio zio. Complimenti, viva i funghi. Buonissimi i funghi, io li amo nella pasta soprattutto. Ok, prima partita. Allora, io ho capito che ormai volete solo ed esclusivamente i miei soldi, però dovreste smetterla di buttarmi le skin in faccia. C'è anche meno, boh. Madonna, ma poi cioè, ma ti rendi conto? Cioè, ormai manco la schermata principale più mi dà. Cioè, nel momento in cui finisco una partita, vado automaticamente nello shop. Perché tanto se la aspetta, dai, shop un altro po', capito? Ma cos'è? Boh, lasciami andare. Comunque, andiamo con... chi è che tocca? A Charlie. Charlie, ovviamente, basta sopravvivenza. Andiamo in Foot Brawl.
veramente un bordello sarà perché io Charlie non la so usare, ma ci divertiremo. Se perdiamo questo game mi butto dalla finestra, dai. Ma il mio gatto cosa sta facendo là sopra? Voi non lo vedete, però... Charlie D'Amelio, sì sì sì. Perché Foot Brawl? Perché devo andare per ogni... per ogni cosa. Capiamo, capiamo. Vabbè, sono bot tutti. Godam. Godam. Calma, calma il pizzaiolo, vai. Vai, vai, fai gol, fai gol. Leo il vichingo. Forza Leo, dai. Leo, sei un... fatelo dire. Sei veramente un... Leo. Leo, sei un... Leo. Ok, fatelo dire. Ok. Spero stai guardando questo video, eh. Ok, ora vado a segnare io perché mi avete rotto le palle. Segno, perché sennò questi... Certo che volevo precisarlo. Classico random che vuole trollare il fratellino. Cosa trolli? Che qua stiamo registrando. La gente lavora, eh. Anche se non è un lavoro vero fare lo youtuber, dai. Oh no, ha ripreso la palla Leo il vichingo, no. No, no. Ok, l'ha passata, bravo. Ok, bravi ragazzi. È la seconda, è la seconda. L'abbiamo portata a casa. Grazie Leo. Guarda Leo, ti voglio bene. Vorrei metterti uno. Ecco, complimenti Leo. Giusto per farmi perdonare per tutti gli insulti che ti ho scaricato. Scusa. Ok. Bravo Leo. Tocca a Kiron. No, scherzo. Tocca a Chester. Mamma mia se lo odio. Mamma mia se mi fai schifo come brawler. Spero ti abbiano migliorato, zio. Lo spero veramente. Mamma mia, lo odio. Mio zio Kiron. Ok. Forza Chester, dai, crediamo tutti in te dopo il tuo rework. Vabbè, che cazzo. Ma cos'era? Ah, ma c'è un masso qua. Boh, vabbè, sono morto io. Dai! Godo. Sì, ora mi sa che l'hanno migliorato, eh. Infatti non lo voglio insultare più il mio amico Chester. Oh! Ma cos'era quella cosa? L'ho stunnato tipo? Godo. Madonna, fa uno di danno. Vabbè, potenziato a zero. Ok. E anche questa l'abbiamo portata a casa, eh. Adesso, adesso inizia un po' la difficoltà. Adesso inizia un po' la difficoltà. Perché ovviamente le prime tre le abbiamo fatte con dei brawler che avevano zero coppe. Adesso, dopo Chuck in realtà, perché secondo me anche con Chuck ci saranno tre brawler, in realtà anche gli ultimi, anche quattro, perché comunque dopo le 150-200 comunque qualche player lo inizia a trovare. Intanto andiamo da Chuck. Boh. Potrebbe pizzicare un po'. Andiamo in rapina, dai. Chuck, se ci sta, rapina. Sì, sì, infatti rapina ho fatto. Ora perdo, ti immagini? A uno è un bot, si chiama Mega Bot, quindi... Vedi tu. Vai, vai, vai. Let's go. Mamma mia, ma che è? Incazzati come delle bestie. Ok. Aia. Vabbè, ho messo i paletti però. Ho messo i paletti. Ho messo i paletti. Mio zio Kiron. Ok. Godo! Oh, 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 oh. Ok. Godo! Ok, basta, però c'ho uno di vita, basta. Ok. Vabbè, dai, questa dovrebbe essere bella... Sì, questa skin di Chuck è in italiano, raga. Godo. Roma, proprio, dai, Roma, dai. Dai, Roma, dai. Ok, godo. Godo di nuovo. Godo di nuovo. No, dai, solo 2000 di vita. Gli riuscissi. Gli riuscissi, boss. Abbiamo vinto, GG. E adesso iniziano in teoria le partite un po' più. Un po' più. Adesso potrebbe succedere il male. Iniziamo con Colette. Voglio utilizzarla in KO. È arrivato il suo momento. Colette, fatti valere. Per favore non piangere. Non ci rimanere male. Ok, vai. Vediamo di non perdere sto game. Ricordiamoci che ho 3 vite a disposizione. Se ne perdo 3 è la fine per me. Voglia Faust. Cosa?
Cioè non l'ho uccisa. Oh fuck. Perché non ho usato la ulti, direte voi? Non lo so, raga. Abbiamo perso. Perfetto. Quello è FK, GGVP. E vabbè, ci sta. Ci sta. Ovviamente, figurati. Figurati. Tanto a lui gli viene domani proprio la malattia peggiore che esiste sulla faccia della terra. Mica a noi. A lui viene. Ok. Impossibile, sì. E crepa, zio Pera! Ok, scusatemi. Non è vero. Non è vero. Godo. Godo, 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 godo. Godo, godo, godo. Godo un botto, godo. Tic, svegliati! Madonna. Godo. Ok. Bravissimo, Morgan. Ok, GG. Cioè, io ho missato tre colpi, ero lì davanti. Vabbè. Ok. E anche questa l'abbiamo portata a casa. Tocca a quello che in teoria dovrebbe essere il più difficile, perché siamo con Colt al grado 22. È così che si fa. È così che si fa. Vai, Colt. Dove lo facciamo, Colt? Andiamo in... Dai, andiamo sempre in rapina, dai. Zio Perro Salsiccia. Bro, sono un king. Di cosa esattamente? Vorrei capire questa... Di Brawl, grande. Ok, cerchiamo di non crepare qui cortesemente, ragazzi, eh. Oh no, c'è un altro Colt. C'è un altro Colt. Ok. Che ho già ucciso di nuovo. Godo. Vai, 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 nel chill, nel chill. Proprio nel chill. Oh, c'ho uno di vita, però, calma. Vabbè, io sto qua, FK, fermo. Aia! Aia! Calma, 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 calma. Ok, il coltello. Per favore, non piangere. Aia! Ma zio, pera. Zio Pera. Nel chillong, nel chillong. Ma quante partite siamo, raga? Non me lo ricordo. Vabbè, devo contare i brawler alla fine. Oh, tanta roba, tanta roba. Tanta roba. Pure il migliore ho preso, eh. Not bad. Not bad. Questa è la quinta. Ok. Eh sì, perché i brawler sono 6, giustamente. No, 7 sono. Cordelius. Let's go. Andiamo ad aprirci un attimo uno sburdrop. Non c'è niente tanto dentro. Fatto. Ok, cosa facciamo con KO, dai? Oh no, oh no. Calma, 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 bro. Ammazza quel Franks. Ammazza quel Frank. Mamma mia. Cosa sei, Alberto? Devi stare calmo, sei una mitragliatrice. Ok, mi fa ridere che questo video farà 4 views, perché ovviamente vinco la challenge e quindi non se lo includerà nessuno. Solo quando spendo la gente mi guarda. Aia, aia. Ok, GG. Proprio liscia come l'olio. Liscia come l'olio sta andando. Proprio liscia. Proprio così. Così. Così proprio sta andando. Proprio. Ok, chi manca? Dopo Cordelius c'era Kiron, se non sbaglio. O no? Corvo. Eh sì, è Kiron in realtà, quindi sì. Allora, aspetta, fammi contare un attimo. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi questa è l'ottava partita, perché abbiamo fatto una partita con ogni brawler. E ovviamente Corvo a Raffa Gemmezger. No, abbiamo fatto il conto, Ilaria. Sono circa 1400 euro. Che prima ho fatto il conto. Mio zio Kiron. Vai! Dai, oh mio Dio, però. Ricordiamoci che non dobbiamo perdere qua, eh. Ma allora, tecnicamente, essendo l'ottava partita, posso perdere. Oddio, se perdo questa, posso ancora perdere la challenge. Quindi attenzione. 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 Sì. Godo, schifoso, muori. Ok. Zio Pera, guarda quelli. No, perché ho fatto questa cosa? Oddio, in realtà
Ho sbagliato tutto nella mia vita. Cioè, oddio. Sì, ho sbagliato tutto. No, no, in realtà no, dai. In realtà no. Scappo. C'ho uno di vita. Ok, calma, ti prego. Oh, ma io me lo dovevo prendere il colpo in faccia. Cioè, ma ti sembra? Ma dai, zio Pera. Zio, ti prego. No! Ti prego, zio. Prendete quelle gemme! È una lotta tra clown! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Credo. Ok. Perfetto. Allora, tecnicamente la challenge ormai è vinta, perché pure se ne perdo due o tre vite. Però comunque dobbiamo portarla a termine, quindi finiamo. Allora, con chi le facciamo le partite? Bella domanda. Dai, facciamole entrambe con Colt, per dare comunque il poco di difficoltà in più. Xia, oggi sei mio padre, ok? Boh, ok, so cosa dire. Con Edgar non c'entra assolutamente nulla, perché non inizia con la lettera C, quindi no. No, in realtà no, Ilaria, non c'ho nessun filtro, quindi non lo so. C'ho un po' di saturazione, ma molto leggera, cioè niente di che. Kiron! Godo. Vabbè, no, io l'ho fatta manco io la kill, ma boh. Mi sento veramente Kairos. No! Ok. Mamma mia! Niente, un treno, è un treno. Altro che Chuck! Altro che Chuck! Un treno, Vai, vai! Ora basta, però. Calmati, Alberto, calmati. Mi ha sponghillati, manco su COD, raga. Ma che? Ok, ora sono morto, però. Ora sono morto. Niente, la sfida consiste semplicemente nel giocare con i brawler che iniziano con la lettera D. Cioè, c'ho la serie proprio con le iniziali. Ha rotto le palle sto treno. Sì, non vedo l'ora per il concerto di domani. In realtà ho paura, perché vorrei mettermi le scarpe. Cioè, vorrei vestirmi bene. Ma essendo che è all'ippodromo, ho un po' paura, onestamente. Perché secondo me, tipo, ci sporcheremo. Tipo, si vive una volta sola nella vita, fa niente. Godo. Quello di Mystery Kids, Ilaria. Godo, non ha partita fatta. Ne manca una. Oh, tra l'altro, 9 di fila vinte, proprio si vede. Per me là un sacco di gente, Ilaria, non esiste. Cioè, e poi non è il concerto di Sfera, non è la stessa roba. Non è che la gente li fa, che si butta addosso agli altri. Cioè, non è proprio la stessa roba, Io mi ricordo che quando sono andato da The Weeknd al pit non ce l'avevo così tanto sporche. Quindi ci sta. Ma cosa, fidati? Ci sono già stata all'ippodromo! Stai zitta! Non so se ce la faccio, Mattia, perché ci vado alle 4 di pomeriggio, tipo. Ci vado verso le 4 di pomeriggio, raga, domani, là. Sì, diciamo che i K-pop stan non sono solo soliti rubare cose ed essere maranza. Quindi in realtà sono abbastanza tranquilli. No, ma non è per rubare, Emi. Non è per rubare. Semplicemente, siccome l'ippodromo non c'è pavimento ed è tutto tipo terreno, te le sporchi le cose. Quello è il problema. Non è che per le persone. Se mi si avvicina qualcuno, cioè in modo violento, nel senso, poi mi potete abbracciare, potete fare il cazzo che vi pare. Infatti basta chiedermi se mi potete fermare, raga. Ogni volta che metto il box delle domande, Xiao, io verrò al concerto degli Stray Kids, ma ti posso abbracciare se ti fermo? Sì! Non c'ho la lebbra! Puoi darmi anche pugni in faccia? No, quello no, magari evita, perché poi ti salto addosso e ti scasso di botte. Però dico sì, cioè, potete fare quello che volete, chiedermi tutto quello che vi pare. Io infatti domani c'ho ansia, solo per il fatto che secondo me... Non sto piangendo. Dicevo, secondo me la cosa assurda è che io domani, tipo, il concerto probabilmente non me lo vedrò. Dovrò stare lì, tipo, con tutte le persone. Mi butteranno fuori quelli della sicurezza. Oh, coglione, ma come ti permetti? Guarda, questo non è il tuo concerto. Magari, ti immagini? Mi vedono, tipo, quelli. Oh, ragazzi, ma chi è quello che sta facendo le foto? Arriva, tipo, Felix che dice: dai, sali e fai una coreografia con noi. Mi metto a ballare, ve lo dico, Ti immagini che cosa, tipo, in un universo parallelo, che cosa assurda sarebbe? No, non succederà mai, ovviamente. Sto scherzando. E sai, i miei sogni nella notte, esatto.
No, no, sono al pit, che posto unico, perché cazzo mi hai preso? Ma tu hai light stick? Forse non hai capito che domani appena arrivo lì, che c'è la cosa del merch, io mi compro pure il tipo che lo vende. Forse non avete capito. Io domani al concerto dovrò pagare. No, dovrò. Io il biglietto l'ho preso per due. Per me e per il sacco che ci sarà per tutta la roba che comprerò dentro. Comunque abbiamo finito la challenge. Godo. Pensavo che avrei speso soldi. Ciao. Ciao Valpi. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, cari miei, siamo qui per un video breve, lungo, non lo so. Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Come sapete ormai ho iniziato il mio viaggio nel cercare di maxare più brawler possibili a livello di grado. E oggi vi dico breve perché voglio che tocchi a Meg, nonché il mio tank preferito. Visto che siamo già al grado 25, dico anche che non so se sarà breve, perché comunque sono 5 livelli abbastanza importanti. Non è detto che li facciamo in un attimo, ma ne approfitto anche appunto per provarla, perché l'hanno reworkata e soprattutto perché mi stanno dicendo dalla chat che oggi ci sono delle modalità abbastanza decenti per appunto utilizzarla, che dovrebbero essere KO e non ricordo che cosa. Quindi, come sempre, andiamo ad invitare i nostri amichetti che ci aiuteranno in questo bellissimo viaggio. E niente, vediamo quanto ci vuole. 20 minuti? Mezz'ora? Un'ora? 6 ore? Non lo so, lo scopriremo. Vedremo. Sarà divertente. Sarà divertente. Detto questo, allora, io vorrei continuare ad utilizzare questa skin. Anche se, raga, vi posso dire, io penso che la skin base di Meg sia la migliore che c'è. Posso dire che fanno tutte cagare. Cos'è? Cioè, questa che cos'è esattamente? Cos'è, un golem di Minecraft? È orribile, non lo so. Questa è ancora peggio. A me i pirati non mi piacciono, mi dispiace. E avere una nave come... non lo so, non mi piace onestamente. Però, vabbè, una tra le mie preferite ovviamente è questa qua del cowboy. Che vi dirò, ci sta. Va bene. Prima però di cominciare a giocare, visto un pochettino per far rosicare quelli di YouTube, ma non per farvi rosicare perché vi odio, giusto per farvi capire che dovete venire in live su Twitch, perché altrimenti vi perdete queste bellissime chicche. Oggi, cari miei, io stavo dicendo prima ai miei ragazzi qua che ho la bellezza di 20 skin da regalare con un link, basta un click. Però ragazzi, se non venite in live io non so come regalarvele, quindi dovete venire live su Twitch, mi raccomando. Mi chiamo Xiaox, lo sapete. Iniziamo a spammare un pochettino di link. 10 skin vi ho appena spammato. Vediamo quanti l'hanno riscattata. Perfetto, sono già finite. Boh, ma come fate, raga? Cioè, siete velocissimi, cioè. Ma come fate? Vabbè, allora, adesso vi spammo 5 pin, che sono le vuvuzela. 2, 3 e 4, in realtà ne ho non 5, 4. Vediamo se sono già... no, non è possibile che sono già finiti, dai. Com'è possibile? Cioè, vabbè, altre 5 skin di Bonnie. Dai, prima o poi finiranno le persone. 3, 4 e 5. Vediamo. Le skin le finite in 0,1 secondi. Com'è possibile? Cioè, siete incredibili. Vabbè, comunque, durante il corso della live ne metterò delle altre, quindi mi raccomando, non perdetevele. Detto ciò, allora, Manu, voglio capire, tu attualmente hai detto che non riesci quindi a giocare? Cioè, non puoi giocare adesso. Matti, tu intanto se vuoi venire. Allora, alleati. Ovviamente con lo smurf, ricordiamoci questa cosa. Guardate chi c'è. Puoi scendere? Puoi scendere? Mio zio Kiron. Guarda come gli piacciono i grattini sulla testa. Guarda. È andata proprio in trance completamente. Si sta drogando. Guarda. Ehi. Vai, scendi. Ok. 5 kg di pelo sta iniziando a perdere. Ok. Dove ti nascondi in mezzo al sacchetto? Vabbè, ti puoi nascondere in realtà, vai. Dov'è il mio amico Mattia qua? Che non lo vedo. Intanto devo cambiare modalità perché... raga, sta entrando dentro un sacchetto. Giuro su Dio che se ci entra tutta... Prendo il sacchetto. A posto. Kira, è qua dentro, ragazzi. Cosa fai, Kira? Devo fargli una foto assolutamente. Come si fa ad uscire, Kira? Come facciamo ad uscire da qua? È una borsa, cosa stai facendo? Boh. Vai, Kira, scendi. Ok, è stata una bella avventura dentro il sacchetto. Tanto lo continuerà a fare all'infinito, penso. Allora, dicevamo,
Ok. Chi possiamo invitare? Non lo so. No, Noemi, non c'è il kebab. Basta kebab. Kira Amazon Prime, esatto. Ai ai ai, Kiron. Ah, ha detto che dovevo uscire? Ah, non l'ho visto. Quindi non c'è. Entro con un account che si chiama Yako is my dog fra 5 minuti. Ok. Spero che non siano più di 5, perché sennò devo stare mezz'ora qua a non fare niente. Provo a cucinare con i random per ora perché non c'è nessuno. Sono sicuro che perderò ogni game, però vediamo. Magari trovo dei teammate forti, non è detto, eh. Diamante, mito. Vediamo, vediamo. Vediamo. Vediamo, vediamo. Comunque siamo dei tank, eh. Dai. Allora, una domanda. Il rework come funziona? Cioè, cosa hanno fatto nel rework? Cioè, cosa... cos'è cambiato? Scusatemi, per capire. Per capire un attimo, ecco. Perché mi interessa, ecco. Allora, attenzione. Godo, godo, godo! Calma, calma. Bravissimo! Bravo, 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 veramente. Le cose giuste. Le cose giuste, va. Le cose giuste, va. Ragazzi, però dovete pusharli. Io ho 3 di vita, non posso crepare, cioè. Fate qualcosa, zio Pera. Bravo. L'ho ucciso io alla fine, godo. Gli ho pure fottuto la kill, zio Perla. Gli ho pure fottuto la kill, zio Perlina. A creature of the night. Meglio così, dai. Ok. Allora, bisogna giocare con calma. Nella vita abbiamo perso. GG, ci hanno devastati. Vabbè, sto game l'abbiamo perso. Sono troppo scarsi questi qua. Ai ai ai. Sembrava troppo bello per essere vero, infatti, che abbiamo vinto un round. Ho detto, boh, ma veramente? Ma veramente abbiamo vinto un round? E la verità è che no. Dai! Calma, calma, calma. Dai che siamo 3v1, zio Per. Zio Per. Bravi ragazzi. Un berme. Ok. No, non sono fidanzato. Ma con chi poi? Cioè, mio zio Kiron. Ok. Sì, col mio gatto. Sì, Mattia, ho chiesto se c'era qualcuno, ma non c'era nessuno. Mi hai detto che te ne eri andato, che dovevo fare. Fidati che l'ultima cosa che voglio fare sono le random, ma se non c'è nessuno, io il video lo devo fare. Piano, 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 piano. Piano, piano. Aia. Eccoci qua. Minchia fa, oh. Veramente, quanta vita ci hanno sti maledetti. Minchia, 3v1, raga, ma sono morto io. Attenzione. No! Calma, calma! Calma! Oh, spara a lui! Ma zio, pera. Sono morto. Muori, godo. Godo. Prima c'è l'autoattacco con quello davanti e spari in mezzo alle piante. Boh. Ma com'è? Oh, comunque, vedi che bella giocata che ho fatto, no? Cioè, poi la gente mi dice che faccio cagare. Cioè, sì, è vero, ovviamente. Però ogni tanto, dai, qualcosa mi esce. Ah, sono morto io qua. Calma. No, devo scappare. Dovevo scappare. Dovevo scappare, zio Pera. Ma questo pusha. C'hai 3 di vita, ma stai calmo, cioè. Beh. Arrivederci. Di nuovo 3v1. Minchia che team, ragazzi, veramente, oh. GG. Era ovvio che avrei perso. Ah, spara più colpi ma meno range, ok. Questa partita mi meritavo di vincerla, però vabbè.
Cosa vuol dire 15 win di fila se ho perso? Perché siccome ero sfavorito, allora non mi ha tolto la win streak. Non ho capito, vabbè. Sfavorito e li ho laserati a tutti e tre prima. Però avendo un team di... Sei entrato con una delle mie skin preferite. La vorrei troppo anch'io. Speriamo che a Natale la mettono, è bellissima. E cosa facciamo? Sempre KO? Dobbiamo fare sempre KO? Cosa ha scritto? Non la mettono più. E vai. Un minuto che prendo il cibo, vai. Ok, ragazzi, allora, questo in questo momento è il mio team. Mi dicono che questo ragazzo, che si chiama Rezko, è una bestia di Satana. E niente, mi aiuteranno a portare Meg al 30. Speriamo di riuscire nel più breve tempo possibile. Grazie mille in anticipo a Manu e Rezko che mi stanno aiutando. Solo un momento, guarda caro, tutto il tempo che vuoi. Noi nel frattempo mettiamo pronto. Mi sa che vuole fare Foot Brawl, si è messo il primo. Vediamo. Il mio Rezko era quasi full rank 35 doppio master. Wow, boh raga, siete delle belve in questo gioco, io non so come fate. Stima per voi, veramente. Ora succede che vi trovate i campioni mondiali, speriamo di no. Ok, il nostro amico vuole fare Foot Brawl e noi lo accontentiamo. Andiamo a fare Foot Brawl, dai. Vediamo che succede, vediamo che succede. Io non ci ho mai giocato con Lollo, non so quanto è forte Lollo. Lo vedo dai video, però non ci ho mai giocato insieme. Speriamo non mi apri un... Perché non voglio, che mi non voglio trovarmi le bestie contro, zio Per... Zio Perar. Ehi, cosa fai qua? Levati! È arrivato! Guarda che assist, fra! Guarda che manco Vinicius Junior! Manco Modric li fa! Dai, dai! Altro che Toni Kroos qua dentro! Calma, calma, calma. Ammazzata quello. Ma porco. No, ragazzi, mi fa ridere questa roba. Boh, vabbè. Boh, ma quello ha bombardato il suo amico. Ok. Auto aim. Sì, lo so, ma è divertente. Ma poi se ce li ho davanti devo mirare. Cioè, sono lì. Miro solo con Piper. So che è sbagliato, però... Che ci posso fare? Fra, sei scarsi. Lo so che sono scarsi. Clicks. Ci sta. Non vedo come questo possa avere una mia... Possa avere una rilevanza nella mia vita. Non mi cambia assolutamente nulla. Lo so che sono scarso. Quindi... non capisco il senso proprio anche di dirlo. Cioè non... Boh. Madonna. Ma poi scarsi. Cioè ma non sei neanche l'italiano e mi vuoi insultare? Zio Pera. No, cosa? Vabbè, giustamente Edgar l'ha parata. Però sei bellissimo. Grazie. Grazie. Boh. Grazie mille. Ok. Aia. Oh, ho fatto una kill, non sono più scarso. No, mi sa di no, non è... Non funziona così, mi sa. Godo. Minchia, ma Rezko, oh, veramente un animale. Rezko, veramente, tu sei una bestia, eh. Io la voglio la tua amicizia sul Brawl, te lo dico. Ora non sono più scarso, a posto, grazie. Grazie, grazie mille. Aspettate che apro uno Star Drop raro. Perfetto, grazie. Aspetta, posso mandargli la richiesta? Non lo so. Boh, nel dubbio se me la accetta bene, se no niente. Sei scarso ma sei bellissimo, vedi ogni tanto. Non si può avere fortuna in tutto ragazzi, in qualche modo uno deve poter peccare. Attenzione, attenzione. Ok, quindi allora praticamente per non farmi insultare devo mirare sempre. Ok, mirerò, mirerò, prometto che miro. Prometto che miro. Prometto, prometto. Pensavo di non avere la palla, raga, vi giuro. Scusate. Ammazzate quel pocio, per favore, raga. Cioè, capito, ovvio che faccio l'auto-aim se qua davanti. Scusatemi, ragazzi, vi voglio bene, però vorrei fare un gol io. E vai. Se miri non sei più scarso, ok. Ci sta. Ci sta. Raga, io invece domani volete sapere, perché sono mega felice. Allora, voi sapete che io non sono vegetariano. Proprio mi sta sulla verdura. Sono un carnivoro per eccellenza. Non mangio umani. Domani andrò al... Dove mi pare forse da Ribò, mi pare. È uno dei ristoranti di carne più costosi e buoni di Milano. Si paga tipo 90 euro a testa. Non vedo l'ora, raga. Una bella bistecca gigante mi mangerò. Sono tipo... Non stellato, però tipo quasi. Proprio dove si mangia proprio quella carne che dici quanto è buona. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sì, tipo, raga, il conto finale sarà tipo di 700-800 euro. Perché poi saremo in tanti, quindi così. Ci andremo con Manfrius.
Ora io dico, no? Allora, a parte che non mi hai neanche ammazzato, ma quando puoi essere un gioco in cui devi fare gol, lasci perdere la tua squadra invece di proteggerla e di proteggere la tua porta, tu mi insegui per fare la kill e hai perso. Sì, ci sarà il pata negra, penso anche. Fra, ma tu sei ricco? Sì. Sai grazie a cosa? Grazie al gioco in cui sono scarso, tra l'altro. Pensa che roba. Invece tutti quelli che mi dicono che sono scarso e sono forti probabilmente non hanno neanche mai shoppato una skin. Questa cosa è un po' una cosa incredibile, se ci pensi. Ebbè, ma perché io lo faccio per soldi, raga? Io gioco per moda, dai. Lo sapete com'è, dai. È questa. I miei amici, adesso che stanno giocando con me, mi diranno: bravo Xiao, hai fatto una bella giocata. Se io non avessi ultato quel Mortis, avrebbe fatto gol. Come me la metti? Come me la metti? Come me la metti? Ogni tanto anch'io riesco a fare qualcosa nella mia vita. Vabbè, non c'era bisogno di usare questa. Scusate, Kira, ma che cazzo stai facendo col cartone? Aiuto. Ma tuo padre è un drimone. Kira, diglielo un attimo al volo. Tuo padre è un drimone. Guarda che occhi che c'ha il mio gatto. È più bella di tua mamma, ti rendi conto, no? Ok. Vai. Oh! Che carina. Non lo uso, Sam, però che bella. Ci sta. No, non l'ho mangiato. Mi sono solo, ho solo tipo preso a morsi il suo muso. No, ne perde poco in realtà, non tantissimo. Però un po' di peli ce li ho, sì. Mi sta venendo da vomitare, Dio Cristo. Questo non c'entra però niente. Boh. Gol. Ma giochi a Elden Ring? Zio Pera, ho finito il DLC, mi manca solamente l'ultimo boss. Forse niente, capito, eh? Vabbè ragazzi, io vado a fare gol, se non vi dispiace. Vai, let's go, tutta tua. Godo. Lo sai che Rezco sta in live su Twitch? Meglio ragazzi, andatevi a droppare un bel follow in allora. Mi sta aiutando. Cos'è? Va bene, meglio che sta in live. Meglio così. Sono contento per lui. Boh, cosa vuol dire? Non ho capito. Datela a followare, anzi. Anzi, ditemi come si chiama su Twitch, almeno mio zio Kiron. Ok. Ok, vai. Un attimo che qua tra poco ti tirano le... Ok, scusatemi, eh. Ogni tanto mi arrabbio anch'io. Boh, raga, ma questo è un... Non lo so, un demone, non lo so. Cioè, non so spiegarlo. Calma, calma, calma. Calma, calma un attimo. Beh, giustamente io sono il tank, ma qua sto la palla a quello. Ma... 67 di vita, sto russo! Il mio personaggio preferito è di Outer Banks, eh? Ovviamente John B, ma in realtà anche Sara. Ma solo perché la mia crush da una vita, penso, non per altro. Ti sei mai visto Stranger Things? Parte che, vabbè, qua la come si chiama? Come si chiama? La grammatica, arrivederci. Comunque vorrei dire una cosa al ragazzo che si chiama Tito Sant'Anringo, tipo, che è uno spettatore di Rezco. Vabbè. Ma vuol dire lui è ricco e ovvio che è etero? Perché i gay non possono fare soldi? Ma che problemi hai, boh? Vabbè. Ok. Mi fa ridere che nel titolo c'ha "aiuto uno streamer". Bello. Mio zio Kiron. Aspetta che... Ma quanti anni ha? La sed! Eh sì, è vero, perché io ce n'ho solamente 19.000. Sono un cesso. Ci sta. Adesso gli... Vabbè, aspetta, mo gli spammo un po' di cuoricini in live. Mamma, quelli FK stanno! No! E che è oggi?
Vatti a mangiare l'anduia e non mi rompere. Ok. Boh. Ma veramente, va. Aia. No, non dovevo sprecarla così la ulti. Vabbè. No, non ci credo. Ok. Mio zio Kiron. Ah, il tipo che mi ha detto del gay mi ha appena salutato tipo come se fossi un fan. Che bella questa cosa. Quando non ti conoscono ti butti. Poi appena spunti in chat, ciao, grande. No, ma infatti Annettuccia non capisco perché. Non capisco perché la utilizzano come insulto. Cioè, non lo so. Boh, mio zio. Dice chi? Vedrete chi è chi. Ok. Alberto, ma quindi domani ci vai live? Penso di no. Penso di no. O almeno sì, ma magari ci vado presto. Magari ci vado presto. E poi stacco perché devo andare al... devo fare la cena. Che palle, madonna. Ok. Sì, 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 Ok, GG. Farei mai live su Minecraft? Non lo so, onestamente. È da una vita che non ci gioco, quindi non lo so. È il primo. Is here. Cio zio, Kiron. Vai, va. No, zio, pera. Io spero di ammazzarlo comunque. Godo. Ecco, qua forse mi conviene mirare, Boh, ma Rezko è incredibile, ragazzi. È troppo forte, oh. Ma cosa vuol dire il primo che si muove? Ma poi è un Edgar Mine. Cioè, ma manco lo sapete scrivere. Basta! Mine. Cos'è un Edgar Mine? Si scrive Mine, non Mine. Va bene, Margot. E comunque basta scrivere che il primo che si muove è un Edgar Main. Io sono in live, devi intrattenere delle persone. Non posso partecipare a questi giochini di... cioè, non posso stare fermo in live perché sennò, oddio, sono un Edgar Main. Ho altre priorità nella vita, comunque. Boh. Mio zio Kiron. Godo. Oh, ma gli lasciano la porta vuota. Ma io non capisco. Cioè, se sono scarsi loro o se siamo veramente, o se è lui che è veramente una macchina da gol. Non lo so spiegare. Cioè, aia. Guarda, come fa? È incredibile. Oh, siamo quasi... ah no, ok, vabbè, quasi a 20.000. In realtà ancora serve un po'. Showtime. Boh. Un po' così, insomma. Mio zio Kiron. Sei milanista? Guarda, più sono interista comunque. Ma in base a cosa poi l'hai detto che sono del Milan? Boh. Godo. Zio Pera, bro, veramente zio Pera, bro. Ma non muore! GG. Grazie, ragnetto, grazie mille. Oh, dai, siamo al 28, dai. Not bad, not bad. Minchia, domani è lunedì, è vero. Zio Pera. Ah, devo mettere pronto, scusate. Ok. Ho la modalità lenta in chat, no? No, spero. Ah, ok, no. Ok. Okay.
Simone di Caldo, è vero, domani è lunedì, ma allo stesso momento inizia anche luglio. Incredibile, ragazzi. Ok. È vero, inizia luglio domani, raga, madonna. Zio Pera. Ma è una macchina da gol sto tizio, minchia, raga, è veramente forte. Xiao, cosa ne pensi dei creator che basano tutti i loro contenuti su altri youtuber e streamer? Tipo, fammi un esempio. Non del creator, ma fammi un esempio del contenuto. Tipo, cosa dicono, cioè... Sono curioso. Perché dipende, cioè, dipende da tante cose, secondo me. Dipende, cioè... Ah... Ah, zio Pera. Ok. Perfetto. E se si perde domani nevica, ma magari. Ok. Madonna, ragazzi, che bestie. Niente, niente neve domani, mi dispiace. Niente neve domani. Niente neve domani. Ok. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Boh, ma è gente che lascia il tempo che trova, onestamente, ragazzi. Cioè, di base comunque questo lavoro nasce... nel far divertire gli altri, eccetera. Cioè, diciamo che non è proprio la cosa migliore del mondo basare la propria carriera sul buttare molte persone. Se poi mi dici magari persone come il Cerbero, anche se vabbè ormai a quanto ho capito praticamente è finito, allora lì ti dico che... Ma che c'è sta la mia cam? Ma? Aspettate un attimo, raga, mi sa che si è staccata. Aspetta, wait, dobbiamo tornare. Ok. Kiron! Vai, vai. Mio zio Kiron! Kiron! Il ragazzo dal cuore! Cosa? Mamma mia, che bestione! Dal cuore luminoso, ho detto! Luminoso, luminoso ce l'ha il cuore. Luminoso, luminoso, sì. Spero stia funzionando, ma... Sì, in teoria si sta raffreddando, però... È che non si attacca perché c'è tipo le ventose, la ventolina, no? E quindi si staccano perché è da una vita che non la uso. Zio Kiron. Godo. Non dovevo farla questa cosa. Ok. Madonna, non ci credo, siamo morti tutti, tutti di tutte le squadre. Boh. Ok. Let's go. Mio zio Kiron. Dai che siamo al 29, zio Pera. Oh raga, ma mi sa che ho superato il mio record di win. Ah no, ok, a 36. Scherzavo. Ciao nipotino, esatto, Kairuz. Ok.
minchia, se la odio. Guarda quello che segna così. Zio Perlina. Proprio una perlina è mio zio. Proprio le perline, quelle che si mettono nelle collane. Ce l'avete presenti, raga? Quella. Quello è mio zio. Ok. Nel chill, nel chill. Nel chill. Chillate, chillate, chillate. Ok. Devo ricaricarmi e tornare. Ok. Che ho scoppiasse, veramente. Che palle. Ah. Ok, calma, calma. Muoviamoci insieme, muoviamoci insieme. Dio però. Oh, non si può segnare, non si può segnare. Invece sì. Difficile arrivare alle 1000 coppette, eh? Kiron! Sì, ce l'ho anche al 30, l'Ezix. L'ho già cucinato, bello proprio imbacchettato e pronto per essere consegnato a domicilio, guarda. Un bel assist per il mio amico Rezco, guarda qua. Sì, che opera, bro. Oh! Come ti permetti? Ma levate adesso. No! Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo! Aia. Ho capito, zio minchia, c'è 7000 di vita, però. Oh, quello è assatanato, eh. È assatanato, quello è. Calma, calma. E vabbè. Minchia, che odio, raga. Come muoio così a caso. Non sono un pro player, raga. Non sono per niente un pro player. Esatto, sono pagato per giocare. In un certo senso sì, dai. La sed. Ed eccoci qua, è ricaduta la ventola. Dobbiamo rimetterla perché sennò mi riesplode la cam. Voglio uccidermi in game. Niente, è caduta di nuovo. Vabbè, ma la sistema. Ormai finisco qua, speriamo che non si stacchi. Oh, ma minchia, ma non lo so, cioè. Adesso provo a sistemarla, raga. No, non la farò una live di mattina perché la mattina dormo. Le 10 di mattina per me sono l'alba, credo. Cioè, a mani basse proprio sono l'alba alle 10 di mattina per me. Ok. Godo. Esatto, alle 10 vado a dormire probabilmente. Mio zio Kiron. E il primo is here. Vediamo se riesco qua. Niente, è impossibile. Oh,
Ok. Non ci credo, ma che gol ha fatto quel pazzo schizzato? Non lo so, mano possibile, non l'ho fatto apposta nel caso. Minchia, però la ulti non fa tanto danno, raga, non lo so. Si opera. Abbiamo preso gol così? No, forse no, ok. Ok. Bel gol, zio Pera. Bel gol, angolatissimo proprio. Eccoci qua. Oh, sempre così, eh. Sempre così. Sempre così, oh. Sono allibito. Sì, l'ho superato il record di streak. Ok. Non credo, Chiron. Quello solo Amy ci riesce. Ok. Arrivo, torno in macchina. Madonna, quanto mi ha levato. Oh, ma che è? Infiniti quei... Ci credo. Vabbè, almeno va a fare gol. Io l'assist gliel'ho fatto. Devo difendere? No, ok. Madonna, oh, minchia. Cioè, Dynamite mi rompe il coso, come si chiama, il mega, con una facilità fuori da ogni cosa, cioè. Ciao Asia. Bravo, bravo, fai la kill, bravo, fai la kill. Tranquillo, eh. Non ci credo, raga, due di vita gli è rimasto a quello. Cioè, mai capito che tattica assurda ha? Praticamente tipo fa la carambola con il coso. No, ma è incredibile, ma che cosa è su... Cioè, così hai il tempo di colpirlo e nello stesso momento riesce tipo ad ammazzarlo, cioè. E a prendere la palla di nuovo. È incredibile questa roba qua. Eccoci qua, ma anche il tempo mega rotto di nuovo. Zio Pera, raga. Zio Pera. Zio Pera. Veramente incredibile. Ehi, Kira, basta che mi fai male. Tanta, tanta roba. No, 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 il 32 no, perché tanto devo... Devo comunque... Cioè, devo finirlo questo video, quindi no, no, no. Ragazzi, ringrazio tantissimo Rezco e Manu, che ha tipo 7000 account in realtà, ma è sempre Manu. E grazie mille per avermi aiutato a portare il mio terzo brawler, Kira, oh, basta, al rank grado 30. Come sempre vi invito a followare Rezco, che è su Twitch stream, quindi se volete andatelo a seguire. E niente, grazie mille per avermi dato una mano. Io da solo probabilmente non ce l'avrei fatta, anche perché già stavo tiltando contro i random. E niente, se poi volete partecipare ad altri video, sempre in cui mi metto a cucinare, perché comunque qualche brawler in testa ancora ce l'ho, sicuramente vi scriverò. Grazie mille ragazzi, un bacino. E niente, adesso quitto qua.